abbiamo con noi Don Gianfranco, padre G. Ciao. Benvenuto Don Gianfranco, io l'ho contattata e ho il piacere e l'onore di averla qui con me per un'intervista per testimoni L'onore è di tutto mio. vocazione. Va bene. Allora, io vorrei subito porle una domanda. Sì. Come e quando ha avvertito, scoperto questa strada nella vocazione? Da piccolino, quando da piccolino, un pochino, ovviamente poi c'è stato tutto un cammino fatto con Gesù e che mi ha fatto capire che questo modo di vivere e di servire lui era il migliore per me e per la Chiesa, per essere più contento, più felice. E cosa si sente di dire ai ragazzi d'oggi? Perché dovrebbero avvicinarsi alla Chiesa? Per due motivi. Il primo, per trovare pace sicuramente nella propria vita. Questo l'ho sperimentato un pochino quando ero fuori dal seminario, il luogo dove uno si forma, e mi domandavo perché andare in chiesa, per abitudine, perché mia mamma e mio padre mi hanno costretto da piccolino, o è una cosa mia personale, un desiderio. E ho scoperto che andare in chiesa mi faceva stare bene quando c'erano delle brutte giornate, mi dava pace. E la motivazione per me per andare in chiesa è per trovare pace, sicuramente, riposo da una giornata brutta, difficile o stancante. E poi perché in chiesa si incontrano tanti bravi ragazzi, tante brave ragazze che hanno la gioia negli occhi. Questo è Ecco, come bello. trovarla questa gioia? Adesso le faccio una domanda un consiglio. Non lo so, sicuramente incontrare Gesù. È una che incontra Gesù, poi quella gioia nasce piano piano e quindi si fa vedere. E non c'è una ricetta ben precisa, precisa. Un'altra domanda che le volevo chiedere, insomma, lei è diventato sacerdote? Sì. Perché è diventato sacerdote? Cosa l'ha spinta? Qual era la sua vita prima? Cos'è cambiato? Beh, sono stato sempre un ragazzo abbastanza bravo, sereno, magro. La mia famiglia è una famiglia che va in parrocchia, segue la chiesa. E poi ovviamente è successo che da piccolino feci un sogno particolare. Sognai che c'era un bambino in chiesa che mi diceva perché non vai a leggere sull'altare? E io gli dissi, guarda, leggere le persone adulte leggono sull'altare. Però quella cosa la interpretai, forse che Gesù voleva che io diventassi sacerdote. Vabbè, parlai con mia mamma, con il parroco e entrai in seminario. Però ero piccolino, avevo 13 anni, 14 anni. E poi man mano uno cresce, fa 18 anni, cominciano i primi innamoramenti e quindi uno vuole capire se questa è la propria strada o non è la mia strada. E stavo sempre un pochino in combattimento, sempre un po' indeciso. E mi ha fatto tanto bene al terzo anno di università, al seminario, che il mio padre spirituale disse: Gianfranco, ovviamente uno non è un tiro a bersaglio, dove se tu sbagli l'obiettivo sarai maledetto, triste per la vita. Qualsiasi cosa scegli, Gesù ti sta accanto, ti aiuta e ti fa per te. E poi sta a noi scegliere attraverso le nostre qualità, le nostre capacità, dove metterle più in campo. E dove farebbero bene per la Chiesa e per il mondo. Allora mi sono detto, per come mi conoscevo io, che persone come te, laiche, ok, che hanno un papà, una mamma, no, così pazzerelle, così come me, ce ne sono tante. E preti pazzerelli come me, ce ne sono pochi. Allora divento prete. E sono andato avanti poi, questo è pochino, la motivazione è proprio forte, forte. Poi mi hanno fatto lavorare per un anno a Roma come operaio fuori dal seminario in una casa che cui sono stato ospitato e tante cose sono andate al punto giusto per farmi dire che forse il Signore non voleva da me che restassi a casa, ma che restassi nella chiesa come sacerdote. I superiori mi hanno accettato la mia scelta e sono andato avanti. Insomma, le ha dato anche dei consigli d'oro, però, perché sono importantissimi. Quello che ha detto è importantissimo. Sì, No? infatti poi a un certo punto del cammino
cioè, avendo conosciuto Gesù poi un pochino da vicino, sentirlo forte, non mi interessava più poter essere o non essere sacerdote. L'importante è aver conosciuto lui. Ora, se i miei superiori mi avrebbero accettato, era sacerdote. Se non avrebbero accettato, sarei stato una persona normale, operaio, qualsiasi altra cosa, ma felice lo stesso. Quanti anni servono di studio per diventare sacerdote? Lei Allora, quanto ha studiato? è un pochino, non sono stato sempre un bravo studente, però un pochino. Allora, minimo 6 anni, minimo, perché 5 anni all'università dove si studia la filosofia, le sacre scritture, la sacramentaria, che è aperta anche alle persone normali, non è aperta solo per i preti, tutti possono studiare teologia. 6 anni, perché ci sono 5 anni di università più uno di preparazione al sacerdozio, 6. Poi, se uno entra da piccolino, tipo dal liceo, diventano 12, perché si fa nei 5 anni delle superiori. Poi si fa un anno in preparazione all'università, i 5 anni di università più quel sesto anno dopo l'università, quindi arriviamo a 12. Io ho fatto 12 anni, 12-13 anni, perché poi mi sono fermato pure a Roma. Aiuto. Insomma, non è semplice. No, È oggi una non è prova, semplice. no? Sì, oggi forse anche la Chiesa vuole da noi essere ancora più motivati, ancora più formati. Non è il dire la messa e chiudere la Chiesa, ma poter veramente accompagnare, essere delle persone motivate, forti, non squilibrati o pazzi da legare, insomma. Non sposarsi, non avere figli. Non sposarsi, non avere figli. Allora, da una volta un professore d'università che faceva il corso di sacramenti, ordine e matrimonio, gli ultimi due sacramenti, diceva che è un po' improprio dire che il prete non si sposa. Perché dici non si sposa? Perché ovviamente tu, qualsiasi uomo, una donna, una ragazza, si sposa e mette su una famiglia. Però il prete, come Gesù, sposa la Chiesa. E come una mamma e un papà si dedicano giorno e notte per i figli, la famiglia, il lavoro, il prete si dedica giorno e notte alla comunità che gli è affidata. E ci sono bambini, ragazzi, anziani, ammalati, poveri, signori, signore, e c'è un bel da fare. E Certo. non avere figli, al di là dell'atto biologico, tra virgolette, che noi viviamo come sacerdoti di rito romano, cattolici di rito romano, viviamo in celibato, non c'è diciamo, come si chiama, la genitorialità, cioè non abbiamo la moglie, però esercitiamo tanto la paternità. Quindi non Nei c'è il confronti di figlio tutti. biologico, esatto, ma ci sono tanti figli spirituali, ragazzi che ti seguono, che ti vogliono bene, che tu li vuoi bene, ragazze, grandi, piccoli, anziani. E quindi non manca forse il figlio biologico, no, ma forse può essere ancora meglio così, non è il problema dei pannolini, delle nottate in bianco. Però sì, ci sta, Sono già viviamo, grandi. sì, viviamo solo il meglio della paternità. Vive bene queste dimensioni, vive bene anche in equilibrio con se stesso, con la preghiera, stando unito a Gesù, ovviamente. Se poi manca questo, poi comincia a cadere un po' di cose, comincia a cadere. Com'è stato il giorno del suo sacerdozio? Emozioni, quello che si ricorda. Allora, è stato un bel giorno. Non mi ricordo se stavo a casa o stavo in seminario dal giorno prima, insomma, non mi ricordo se stavo a casa, però mi ricordo che sono andato dal barbiere a sistemarmi i capelli. E però poi dalla messa, dal vespro in poi, in preparazione, non lo so, l'ho vissi con lucidità e tranquillità. Ero proprio sereno, proprio senza, non dico forse senza emozioni, direi una cosa grossa, però imperturbabile. Mi sono vissuto tutto con lucidità, nessun pianto perché non mi Con appartiene. serenità. Sì, e poi quando hanno pregato le litanie dei santi, che il sacerdote si mette disteso davanti all'altare, io me le pregavo pure io, avendo la faccia posta da terra,
E quindi pregavo con loro e loro pregavano per me, è stata una bella cosa. Bello, e i suoi genitori? Se glielo posso Non lo chiedere, so, non li insomma. ho visti perché loro stavano dietro di me nei banchi e quindi non li ho visti se piangevano, se ridevano. Credo Non li sia ho visti. un'emozione unica. Io, insomma, Certo. sono mamma di ancora, sono piccoli i miei, però penso che sia una grande emozione. Diciamo con il senno di poi. Un pochino ne parlavo ieri con un confratello giovane che quando una famiglia all'interno un figlio che si consacra, una ragazza che si consacra, sembra tanto bello, no? Donare un figlio a Gesù, però poi col senno di poi uno tra virgolette è come lo perdesse perché poi non gli appartiene più perché degli altri. Allora oggi non vengo perché devo andare con i ragazzi, stasera non torno perché faccio tardi in parrocchia. Allora la mamma può dire, ma tu non vieni mai, ma tu non mi chiami mai. E allora dice, mamma, ma io sto facendo il sacerdote, sto facendo le cose che devo fare, mica mi metto a divertire a fare altro. È vero, ma Allora, perché noi mamme siamo molto apprensive, no? sì. Vorremmo i figli sempre con noi. È vero, Credo forse soprattutto le mamme italiane, è vero. Ma no? pure Gesù l'ha fatto con Maria, pure Gesù con la mamma, quando alle nozze di Canaan, quando lo va a chiamare a Cafarnao. Dice, c'è tua madre e i tuoi fratelli qua fuori, e quello dice, io che ci devo fare? E mia madre e mio fratello sono coloro che ascoltano la parola di Dio. E quello dice, da certe botte a Maria ci dà. Una giornata tipo, dai, cosa fa un sacerdote? Si sveglia al mattino e poi... E poi dovrebbe pregare, comincia con la preghiera. Ovviamente sperando di lavarsi la faccia, mezzo addormentato. Poi fa colazione come tutte le altre persone, può essere il caffè, i cornflakes, la marmellata, quello che gli piace. E poi dipende, io qualche mattina vado a scuola come insegnante di religione, poi sto al liceo, bella esperienza. Poi Ah, ecco, quindi sta con i ragazzi. sì, mi piace tanto, mi piace, mi diverto, li faccio divertire, loro mi vogliono bene, si divertono, fanno religione. In modo laico, però fanno tutti quanti, anche quelli che non sono cattolici. E quindi Bellissimo. ci sta. E poi qualche volta c'è da fare qualche cosa in parrocchia, qualche volta devo sistemare casa, perché io abito nella parrocchia, qua dietro, vedi, qua ci sta una biblioteca, una libreria, poi ci sta il mio letto qua dietro, la cucina, il bagno, quindi devo spazzare, lavare, stirare, devo fare quello che bisogna fare sempre, mantenere in ordine la cameretta, come per i bimbi, e poi all'1:30 ci pranza, io per fortuna ho trovato una famiglia che mi accoglie, mi fa pranzo e cena, e Quindi grazie quindi... anche a questa famiglia, la Mamma mia, ringraziamo. mi ha salvato perché sennò dovevo alle 11 fare la spesa, mettermi a cucinare, però era un po' più pesante poi. Lo fanno anche tante altre persone, però il Signore ha ascoltato il mio pianto perché non ce la facevo più. Poi dopo pranzo ci può essere un po' un riposino perché così ero abituato così. E poi alle 4:30, 5 scendo in parrocchia fino a 8:30, 9, dipende. Alle 10 di sera, dipende, con i ragazzi, con le persone, gli incontri, poi si cena, preghiere e a dormire. Oppure qualche volta i social, Instagram, WhatsApp, Facebook, i giochini sul cellulare, si Ecco, perché stanca. lei è un famosissimo YouTuber. No, no, famosissimo, piccolissimo YouTuber. Ci No, sono altri però io l'ho piccolissimi. conosciuta così, no? L'ho Sì, è conosciuta bello. grazie ai social, a YouTube. Mi sono piaciute tanto le sue catechesi, insomma, ci Grazie. siamo conosciuti così, sì. E Sì. quindi questo è un lavoro molto importante, non sembra... Però oggi come oggi forse sono i social anche il mezzo più veloce, più rapido per poter arrivare, soprattutto ai giovani. Possono arrivare, rimangono nel tempo, perché quando tu una volta l'hai messo su YouTube rimane sempre là, è sempre fresco e fruibile. Invece di È fare ogni volta vero. una catechesi, darsi un appuntamento, tu vai là. E subito vedi quello che devi vedere. E quindi è partito tutto l'anno scorso quando abbiamo avuto la difficoltà di ripartire con il catechismo, quindi che era ancora un poco negata il catechismo in presenza, e con il parroco riflettemmo che le mamme non volevano la CAD.
catechismo a distanza, non lo volevano, lo rifiutavano, perché anche se tante parrocchie l'hanno fatto, anche tu l'hai fatto, l'ho visto, qualche volta ci siamo visti, e perché dicevano già i nostri bimbi stanno a scuola, stanno facendo la DAD 5-6 ore la mattina, poi altre 2 ore pomeriggio, ma quanto tempo devono stare vicino a questo iPad, con cellulare, computer? Allora lo rifiutarono. Io gli disse: allora facciamo dei videocatechismi della lezione e glieli mandiamo. Lo faccio io, lo fanno la catechista, il parroco. Però man mano tutti si sono sfilati, sono sfilati, sono sfilati e sono rimasto solo io a fare questa cosa. E quindi perché ero più giovane, quello che potevo usare un po' di più il computer, e un pochino pian piano mi sono informato, ho preso dimestichezza, ho vinto la vergogna e mi sono buttato. Ecco, Poi ho perché detto lei è timida, vergognosa. molto, moltissimo, moltissimo, non veramente, moltissimo Eppure non vergognoso. si direbbe, eh? Io ho Sì. visto i suoi video, anzi, vorrei ricordare il suo canale. Don Gianfranco Maisto, mi sembra. Sì, oppure Padre G, quindi due sono i nomi. E perché ogni volta che faccio video, ogni volta non lo faccio sempre di getto, ci metto almeno 1 ora e mezza per registrare tutta la catechesi, che dura 3-4 minuti alla fine dei conti. Però perché non mi vedo che sorrido, ho la faccia appesa, allora lo devo sempre rifare la clip ogni volta che parlo, e quindi passa il tempo per La vedere, almeno capisco. per essere contento, felice, ma quello già è triste, poi ci fa pure triste la faccia. E nessuno ti segue, nessuno, che questo è il cristianesimo e non va bene. Noi dobbiamo dare almeno una faccia contenta nell'annunciare queste cose di Gesù. Sì, la capisco perfettamente. Dietro c'è un grande lavoro, anche se un video dura pochi minuti, comunque c'è un grande lavoro di preparazione, poi insomma bisogna guardare Filmare, sempre la montare. telecamera. Sì, esatto. Bravissimi, bravissimi grandi YouTuber che stanno su questi canali, che fanno video, informazione, c'è un grande, grande, grande lavoro alle spalle. Altra domanda voglio farle. Proviamo, vai. Una cosa bella nel suo cammino di vocazione. Abbiamo un'esperienza. Una cosa bella nel mio cammino di vocazione. Allora, nel mio cammino di vocazione, sicuramente quando il rettore del seminario mi ha riaccettato dopo l'esperienza di Roma. Quando io ero uscito dal seminario, che non avevo niente da perdere, dovevo andare lì e vedere se lui mi accettava oppure no. Quindi se il mio cammino doveva continuare come sacerdote o si doveva interrompere e continuare una vita normale. Durante quell'anno avevo visto dei film che mi hanno motivato durante quell'anno, e una frase del film mi rimase molto impresso, che era: il personaggio non aveva fiducia in se stesso o nelle capacità che aveva, e la coprotagonista dice: io scommetterei su di te. Questa frase. Il rettore in quel momento, in quella occasione, in quell'incontro, dice: io voglio scommettere su di te. E a me, allora è proprio Gesù, è proprio lui che mi vuole. Allora fu un momento veramente bello, veramente bellissimo quello. E poi ovviamente tutte le occasioni con i ragazzi, i bambini, le persone che mi stimano, mi vogliono bene, sono momenti sempre belli. Sì, ecco, io ne approfitterei anche per, insomma, salutare tutta la sua comunità. Grazie, grazie. E niente, è bellissimo avere dei sacerdoti, insomma, come si può dire? Ecco, che portano l'annuncio in una maniera anche diversa, gioiosa, Speriamo social. che passa Gesù. Io tante volte mi interrogo su questa cosa. Speriamo, speriamo, perché sicuramente Gesù passa come vuole lui, in qualsiasi modo, o con un canale, o senza canale, attraverso un volantino, una persona improbabile nella nostra vita. Però speriamo anche che se queste 4 nostre parole possono servire a qualcuno. La ringrazio ancora, Don Gianfranco, per me è un onore. È un onore mio essere stato veramente chiamato da te, aver detto: già, ma io voglio sentirti. È stato veramente un onore da grande, grande, La ringrazio, la lascio alla sua comunità, le auguro una buona serata. va bene, anche a te, buon Grazie. lavoro, la famiglia, la tua comunità e forza. Grazie, la ringrazio ancora. Buona serata, arrivederci. Ciao.